Siamo tornati in studio, cambiamo argomento, cambiamo ospite, parliamo del Carnevale di Venezia, Carnevale che sta entrando, anzi è già entrato nel vivo, 3 weekend, il primo è stato davvero un successo di pubblico, 70.000 persone solo la prima domenica di Carnevale a Venezia, ma per scoprire i segreti, i misteri, le magie di questo Carnevale 2016 abbiamo qui con noi Piero Rosasalva, Presidente Vela, che è la società comunale che si occupa di organizzare il Carnevale di Venezia. Buongiorno, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Lei è un'anima, posso definirla, storica del Carnevale di Venezia? Sì, possiamo usare questo termine, anche se mi onora un po' troppo, perché storica forse è effettivamente. Anni mi occupo in vari ruoli di queste cose, degli eventi della città e in particolare della loro valorizzazione in un modo sostenibile, in un modo coerente con la storia stessa, perché sarebbe stato molto facile, naturalmente noi siamo un braccio operativo dell'amministrazione comunale, quindi le responsabilità poi programmatorie, le decisioni strategiche stanno a chi deve prenderle, noi siamo più che altro degli organizzatori. Però come cittadino veneziano devo dire che sono felice anche che ci sia sempre stata molta cura nel fare a Venezia delle cose tenendo sempre molto presente la delicatezza della città, per quanto possibile la compatibilità e la sostenibilità degli eventi nei confronti dei residenti, di chi tutto sommato del Carnevale o di altre manifestazioni interessa poco e deve invece vivere la vita di tutti i giorni. Non è facile, ma speriamo di esserci riusciti sempre un pochino meglio. Quanti anni è che si occupa di eventi a Venezia e del Carnevale nello specifico? Ma io credo che fa 15-16 anni, ma con delle pause naturalmente, perché io ho avuto l'onore, la prima esperienza è stata come tecnico, perché non sono un politico, ho fatto l'assessore nella seconda giunta Cacciari, sul turismo e le politiche del giubileo, e mi occupavo in particolare di questi aspetti. Poi ci sono state delle pause, ma non siamo qui per parlare di me. No, però attraverso la sua figura e il suo ruolo c'è da sottolineare, credo, una linea di continuità che è importante per quando si tratta di organizzare delle manifestazioni a Venezia. C'è la giunta nuova, la giunta Brugnaro, che non è certo la giunta di prima, però si è mantenuta la macchina operativa degli eventi nella continuità. C'è un nuovo direttore artistico che è Marco Maccapani. Quanto è importante cambiare, evolvere, ma mantenendo la tradizione e continuare un progressivo ragionare, perché Venezia, il Carnevale, per esempio, c'è una caratteristica fondamentale fino all'edizione dell'anno scorso, il grande palco in Piazza San Marco, che quest'anno è stato eliminato per lasciare spazio ad un grande palco altrettanto scenografico che è rappresentato dalle botteghe artigianali, degli arti e dei mestieri che ancora vivono a Venezia, per poi, e questo è l'elemento innovativo, spostare però, da partire dal tardo pomeriggio, tutta l'animazione all'Arsenale, che è un elemento che invece già da un paio d'anni è stato introdotto. Più c'è tutta la parte dedicata alle feste nei palazzi, ma quello è un altro, diciamo così, un altro filone. Ecco, quanto è importante continuare in un percorso definito, innovandolo, cambiandolo, trasformandolo? Premesso che ovviamente la mia esperienza, la mia competenza è limitata alla programmazione delle manifestazioni pubbliche, insomma, quindi tutta l'area privata, insomma, ha le sue dinamiche. Io credo che forse il Carnevale, più di qualsiasi altra cosa, è proprio un po' la metafora della storia di questa città negli ultimi 40 anni, perché ricordiamoci che il Carnevale nasce su iniziativa di alcuni imprenditori, di alcune forze anche private, la Camera di Commercio di allora, eccetera. E ricordiamoci che quando? Il Carnevale cosiddetto moderno, quello che noi viviamo, nasce circa 35, neanche 40 anni fa. Quindi dal Settecento, mi scusi, adesso ne approfitto, dal Settecento in cui il Carnevale era
il momento saliente della vita della Serenissima fino al... Sostanzialmente è stato abolito già dagli austriaci e soprattutto prima da Napoleone, perché si riteneva che queste aggregazioni, questi momenti di, potevano essere oggetto anche di massoneria, momenti di complotti. Sì, il mondo congiure. Cambia, ma poi neanche tanto, perché siamo tutti ogni anno alle prese con la gestione poi anche dell'ordine pubblico e quant'altro. No, io direi che Venezia, ricordiamoci che alla fine degli anni 70, all'inizio degli anni 80, aveva quasi il doppio degli abitanti, se parliamo della città storica, e viveva una crisi profondissima, perché la famosa acqua alta del 66, la inondazione, aveva portato all'espulsione di già di comunque moltissime decine di migliaia di persone, il turismo non era quello di oggi, la vita non era quella di oggi, quindi l'economia della città stagnava e anche il turismo aveva una pausa, gli alberghi chiudevano dopo il ponte dei primi di novembre, riaprivano a Pasqua, ristoranti chiudevano tutto l'inverno. Quindi nasce... Questo a Venezia negli anni 70, si stenta a crederlo. Sì, assolutamente sì, meno di 40 anni fa. Vi era un tessuto economico completamente, ma il turismo mondiale era completamente diverso. Quindi nasce l'idea di alcuni imprenditori illuminati e devo dire anche delle pubbliche amministrazioni, per carità, però soprattutto dalle piccole imprese, dalle imprese veneziane, l'idea di ricreare qualcosa. Devo dire che sono stati molto intelligenti, perché hanno ripreso qualcosa che storicamente c'era, non hanno inventato un festival, un evento estemporaneo. Quindi è stata una sorta di rievocazione storica il Carnevale Assolutamente, di Venezia. Ecco perché ha questa caratteristica diversa dal Carnevale di Rio piuttosto che dal Carnevale di Reggio. Non è, non è uno spettacolo. Viareggio, non è uno spettacolo, un atto goliardico, no, era... è proprio una ricostruzione della vita nel Settecento veneziano. L'ho sempre interpretato come, l'ho sempre pensato e vissuto anche, perché poi per moltissimi anni l'ho vissuto e non me ne sono occupato sul piano organizzativo, come una anche coerente rievocazione di quello che era, con i suoi valori, con i suoi aspetti, declinato naturalmente e rimodulato nel presente. Certo che è unico al mondo, è il successo del Carnevale di Venezia, deriva proprio da questa sua unicità, cioè è l'unico evento di massa che tra l'altro si prolunga per moltissimi giorni, poi negli anni sono aumentati, diminuiti, ma comunque per moltissimi giorni, al quale le persone partecipano più o meno, poi magari si mascherano meno, fotografano di più, oppure cerchiamo di invertire questa tendenza, però partecipano. In tutti gli altri grandi manifestazioni analoghe, e non solo i carnevali, pensiamo anche a importantissime manifestazioni folcloristiche tradizionali italiane, Palio di Siena e altre, vi è uno spettatore su una tribuna e uno spettacolo, questo è a Rio de Janeiro, come a Viareggio, come dappertutto. Ecco, Venezia consente, proprio per la sua struttura, di aprirsi tutta, dando delle provocazioni, dando gli stimoli, anche i nostri temi, il tema dell'anno, gli eventi principali, sono essenzialmente momenti nei quali la città si apre, si offre, dà solo degli stimoli, poi però tutto sta nella fantasia, nella capacità delle persone, e il Carnevale di Venezia è vissuto, non è solamente... È una festa che è una rievocazione storica che paga di una certa nostalgia dei fasti della Serenissima, perché poi il Carnevale è nella Serenissima che ha la massima esemplificazione. Goldoni ha celebrato la Venezia durante il Carnevale, cioè se uno non legge Goldoni, perché comunque il teatro, la maschera, è un elemento che credo caratterizzasse un po' in qualche modo tutta la vita di tutto l'anno, no? Con una concentrazione specifica nel periodo di Carnevale. Venezia era la città al mondo che aveva più teatri, Venezia era la città dove queste manifestazioni duravano dei mesi. È evidente che Venezia era un po', adesso non posso fare paragoni, non sta a me, non sono uno studioso, ma un manager, ma comunque possiamo dire che era un po' la New York per certi aspetti di molti secoli, ma poi è stata anche molte altre cose. È una città mondiale, dove vi era una, tra l'altro, una multirazzialità acquisita,
Quando noi pensiamo oggi al fronte con i tedeschi, al fronte con i turchi, quando pensiamo al primo ghetto del mondo, che tra l'altro festeggia i 500 anni, ricorrono i 500 anni quest'anno. Quindi, voglio dire, era una città che aveva una sua dinamica, d'altra parte una grande città commerciale, aperta ai rapporti internazionali, prima di altre ovviamente, anche per essere sul mare e aver pondato sul mare la sua forza economica. Liberale militare. Per certi versi e dittatoriale per altri. Assolutamente, in qualche modo era anche una città trasgressiva, una città dove la borghesia laica aveva anche un peso gli aristocratici in decadenza. Qui, ripeto, ci sarebbero fior di studiosi che potrebbero fare molto meglio di me delle considerazioni, però anche superficialmente era una città dove indubbiamente l'elemento, anche il fatto di organizzare, di lasciar vivere questi momenti, era comunque un momento anche di valorizzazione, di stimolo anche ai rapporti sociali e quant'altro. Quindi, è anche indubbiamente sintomo di un benessere economico? Sì, a Venezia c'erano comunque anche persone che non erano propriamente ricche, però indubbiamente, mediamente, era una città ricca e quindi, ripeto, anche la cultura, il fatto stesso che ci fossero tantissimi teatri e tantissime attività di questo genere. Questa cosa è stata ripresa, devo dire che a me pare che sia stata ripresa con alti e bassi e comunque con molta attenzione, è stata ripresa in modo corretto, attento, mediamente attento. Poi certo, i budget sono cambiati, il turismo è cambiato, la città. E di questo parleremo alla ripresa di 7 in punto. Lascio spazio alla pubblicità, torniamo tra un paio di minuti, ancora Carnevale di Venezia. Siamo tornati in studio, continuiamo a parlare di Carnevale di Venezia, lo facciamo con Piero Rosa Salva che è presidente di Vela, la società municipale che si occupa da anni dell'organizzazione del Carnevale di Venezia. Abbiamo fatto un po' un excursus storico di come è nato il Carnevale, che è stato ripreso negli anni 70 per anche una necessità puramente economica, quella di rilanciare il turismo in città. Ci diceva il nostro ospite, negli anni è cambiato il budget a disposizione per promuovere la rassegna, ma resta credo un fil rouge e concreto. È una festa sì, ma è anche una festa culturale, ma che pone anche l'attenzione riconquistando, recuperando quell'anima commerciale di Venezia, ma pensa anche ad un'opportunità economica nel senso più elevato del termine, vero? Beh, ovviamente rappresenta un elemento nell'economia del territorio, perché poi quando parliamo di Venezia dobbiamo ormai parlare di area metropolitana e città metropolitana, perché le ricadute complessive sul piano economico e promozionale, perché poi ricordiamoci che vi è un trascinamento straordinario poi delle immagini che girano il mondo nel periodo del Carnevale. Questo avviene anche peraltro quando si parla di mostre del cinema di Venezia, piuttosto che della Biennale, piuttosto che delle principali manifestazioni come la Regata Storica, il Redentore, eccetera. E vi è ormai una consolidata ricaduta positiva anche dal punto di vista economico su un territorio più vasto, chiaramente concentrato poi in particolare nella città, nel comune, nella sua. E dobbiamo, ovviamente, vi sono meccanismi diretti, cioè qualcuno che lavora tantissimo nel periodo del Carnevale, qualcuno che lavorerà dopo perché magari la ricchezza che si crea in alcune categorie nei giorni delle manifestazioni poi dovrebbe avere una sua distribuzione. Pensiamo però anche molto banalmente a tutti gli incassi che fanno anche le nostre aziende, la nostra sorella, l'azienda di trasporto pubblico, la CTV, no? Che ovviamente, e tra l'altro Vela si occupa della commercializzazione, della vendita dei titoli delle biglietterie, della vendita dei biglietti online, on site e quant'altro. Quindi voglio dire, è chiaro che Venezia si può dire è comunque molto frequentata, e più o meno sempre molto frequentata. Ma quanto è importante, uno pensa che Venezia da sola valga una visita, la città più bella del mondo, la città, poi magari qualcuno potrebbe dire opinabile, però sicuramente è una città unica nel mondo. Però è importante anche organizzare degli eventi, perché poi ci sono gli eventi di caratura internazionale, quindi sono fondamentali, cioè non basta Venezia, quindi Venezia andrebbe visitata da sola e andrebbe visitata durante queste manifestazioni, che è manifestazioni di lei che si occupa di eventi, no? Quanto è importante, quanto sono importanti questi eventi anche per i veneziani? No, ma innanzitutto, infatti, io vorrei dire che
in particolare quest'anno la nuova amministrazione, il sindaco Brugnaro, ci ha dato un mandato direi perentorio di una programmazione che sia prima di tutto tarata sulle sensibilità dei veneziani. Ovviamente il nuovo direttore artistico è stato individuato proprio su segnalazione del sindaco Brugnaro, che lo ha conosciuto, che se ne aveva avuto notizia, e Marco Macapani, un uomo che ha dato già un'impronta di questo tipo, dovrà maturare nei prossimi anni. Infatti ad oggi l'incarico a Marco Macapani è triennale, proprio perché si sente il bisogno, sia lui che l'amministrazione, di valutare assieme un percorso. Creatum, cioè l'attenzione alle arti e ai mestieri, quindi non più uno spettacolo che catalizza l'attenzione, lo spettacolo è l'anima della città, delle sue arti, dei suoi mestieri, quel che rimane di una tradizione. Infatti ci sarà il palcoscenico delle botteghe. Eh sì, questa è stata una, se possiamo dire, poi ce n'è un'altra che magari accenneremo dopo, che è quella della grande diffusione sul territorio delle manifestazioni. Però per quanto riguarda proprio il tema, il cuore, che Marco Macapani, ripeto, in perfetto accordo, in parte su indirizzo anche dell'amministrazione comunale, ha dato, è quello di valorizzare l'aspetto produttivo in senso artistico, in senso tradizionale della città, le sue radici. Venezia ha un passato formidabile di attività non solo commerciali, internazionali, di scambi, ma anche proprio nella città sono nate importantissime attività, oggi noi le chiameremo artigianali, ma erano di fatto industrie, e questo recupero è proprio nel senso di quanto accennavo prima, il tentativo anche di parlare di cose dei veneziani, non solo cose, presentare una città cartolina nella quale uno può passeggiare in maschera, farsi le foto e quant'altro, e magari anche andare a degli importanti spettacoli all'interno dei principali teatri. Quindi una celebrazione proprio della storia attraverso non solo le opere d'arte e le opere monumentali, ma della storia, dei valori che Venezia ha rappresentato nel mondo e principalmente per se stessa nel corso dei secoli. Quindi questa scelta, che poi io personalmente condivido in pieno, di alleggerire la piazza dal punto di vista di essere solo palcoscenico, statico, ma anche perché la piazza San Marco non, tutto sommato, forse non serviva a creare un, ma è evidente che se devi fare che ha delle quinte già di suo, e invece ricreare un villaggio di eccellenze, perché poi di eccellenze si tratta nel piano, sul piano delle arti e delle tradizioni, dei mestieri, e far vivere tutti i giorni, pensiamo che durante il carnevale verrà costruita una gondola in piazza San Marco, no? Quindi portare un concentrato nel salotto più bello, nel luogo, uno dei luoghi più belli del mondo, e certamente i laboratori, chi soffierà il vetro, i grandi tessuti, le maschere, ma ecco, questo ci è parso subito una grande intuizione che, ripeto, il sindaco Brugnaro ha sposato e ci ha dato un mandato forte di declinare e di realizzare. La piazza sarà uno spettacolo a sé, con delle strutture più piccole ma raffinatissime, che voglio dire sono create in collaborazione col Teatro La Fenice, dagli scenografi del Teatro La Fenice, quindi non da... Lei ha anticipato infatti una mia riflessione, l'attività produttiva, l'artigianato, che io definisco più espressione artistica di questi laboratori, ma sempre declinati con una componente quasi costante di Venezia, la raffinatezza, l'eleganza. Sì. E Marco Macapani, arrivando dal mondo del glamour e della moda, probabilmente riesce a coniugare questi due aspetti? Sì, io credo che anche la scelta dei direttori artistici, il taglio che vi è stato dato negli ultimi 10 anni, che poi sono quelli nei quali io mi sono occupato di più della cosa indirettamente, insomma, ma ho visto anche come le varie amministrazioni, i tagli che sono stati dati, seguono anche un po' l'evoluzione della città. Noi ricordiamo, abbiamo avuto i 3 anni importantissimi di Marco Balic, che ha dato una dimensione di massa delle manifestazioni, ed fa parte del suo stile, con dei temi importanti. Poi ci sono stati gli anni di Davide Rampello, che ha dato un forte contributo culturale, che ancora permane, peraltro, col programma culturale che fiancheggia i programmi di piazza, i programmi, e che è ricchissimo e coinvolge tutte le istituzioni culturali della città. E poi adesso con Marco Macapani abbiamo la sensazione che vi sia
una ricerca, una raffinatezza, un'apertura appunto anche a un carnevale, a una Venezia di un livello, con delle presenze, con un approccio insomma di grande raffinatezza ed eleganza. Però ripeto, non fine a se stessa, non vuota di contenuti, ma come io spero molte persone vedranno, sia a San Marco, sia a Venezia, però veramente questo messaggio lo stiamo verificando già in questa prima settimana di Carnevale e soprattutto nei prossimi giorni quando entreremo nel vivo delle manifestazioni, lo sforzo e l'impegno è stato quello di distribuire tutto questo messaggio e speriamo di riuscirci su tutto il territorio della nostra città. Un carnevale diffuso, l'organizzazione non soltanto a Venezia ma anche in terraferma. Certo. Organizzare il carnevale quest'anno però più che gli anni scorsi vuol dire anche fare i conti con un livello di guardia, di sicurezza necessariamente aumentato. Questo non perché ci siano delle minacce concrete durante il carnevale, certo. Ma infatti infiniti, oserei purtroppo usare questo termine, gli atti terroristici che hanno dilaniato l'Europa e non solo l'Europa, fanno tenere la guardia molto alta quando si tratta di manifestazioni dove c'è un afflusso importante di persone. Non bisogna nemmeno dimenticare che comunque Venezia è al centro dell'obiettivo mondiale. Quindi organizzare la festa tenendo conto di questa necessità in più è stato più difficile, più facile, oppure il dispositivo di sicurezza è una componente imprescindibile? Ma premetto che ovviamente non sono io che mi occupo, è la nostra società che si occupa direttamente di questi aspetti, ma vi sono autorità competenti e molto molto più competenti che stanno lavorando da mesi. Peraltro credo che questo livello di attenzione sia costante in una città che comunque ha ogni giorno decine di migliaia di visitatori, ha dei momenti di concentrazione. E so che ovviamente vi è stato un lavoro importante che ha anche portato ad alcune scelte sul piano Siete stati condizionati nell'organizzazione della manifestazione, obblighi, che necessariamente uno ha detto beh, quest'anno questo è meglio non farlo piuttosto che quell'altro. No, questo direi di no, perché la scelta appunto ovviamente dell'amministrazione comunale di concerto con la prefettura, questura e con le forze dell'ordine è stata quella di gestire attraverso gli organismi e i tavoli che sono deputati a questo, tutta una serie di azioni preventive, di controlli, eccetera, che per la verità nemmeno io conosco nel dettaglio. No, certo, però per esempio abbiamo letto dalla prefettura che l'accesso a Piazza San Marco le domeniche dei voli dell'Angelo piuttosto che dell'Aquila, del Campanile di San Marco, l'accesso alla città sarà alla Piazza San Marco sarà da quattro varchi, un percorso che va anche bene magari, perché così è anche elemento di maggior ordine. Il nostro sindaco senza la pazza folla. Il nostro sindaco comunque ha improntato i primi mesi della sua attività amministrativa con un forte messaggio da un lato alla ricerca della sicurezza e devo dire che in città si vedono molti più forze dell'ordine, anche i militari, eccetera. Da un altro lato però ha un messaggio rassicurante che io personalmente condivido per quanto di mia modesta competenza, perché comunque io credo che la risposta deve essere quella di partecipare con cautela, con prudenza, magari anche assoggettandosi a qualche momento di maggiore controllo, di maggiore attesa, però io credo che questi messaggi che sono stati dati siano corretti, sia il giusto modo di approcciare. Credo di poter dire che vi è un lavorio costante, importante, che ovviamente per scaramanzia non sta a me a dire nulla, però insomma si sente che la città è seguita e che vi è un grosso lavoro da parte di tutti, anzi io certamente ringrazio fin d'ora tutti gli addetti ai lavori perché sarà un lavoro importante, ma certamente speriamo. La città risponde, non solo la città ma anche i turisti, i veneti, gli italiani, perché c'è stato sabato scorso l'inaugurazione, chiamiamola così, del Carnevale di Venezia con lo spettacolo di magie sull'acqua dei Nuart in Rio de Canareggio, ci sono state ben 15.000 persone. E quello che una volta si chiamava prologo, che abbiamo introdotto alcuni anni fa, è stato ribadito anche dall'amministrazione comunale del sindaco Brugnaro e devo dire che ormai è diventato un elemento caratterizzante, che ormai è diventato conosciuto anche
non solo a Venezia, ma nel mondo. Anche abbiamo saputo che già, mentre nel passato era frequentato solo da visitatori un po' occasionali, da un pendolarismo, quest'anno ha avuto anche una sua ricaduta, insomma, da parte negli alberghi, insomma, per carità, certi prossimi weekend saranno più affollati, però per noi ha anche questa forte motivazione, cioè quella di partire con qualcosa di assolutamente fatto per i veneziani e venezianissimo, e non a caso si svolge sul Rio di Canareggio, si svolge in una zona della città assolutamente dove si espira l'identità propria della nostra città. Tipica. Non a caso non si fa in Piazza San Marco, quindi questo luogo così bello, ma anche così adatto a creare uno spettacolo sull'acqua, con queste due rive che diventano due luoghi, due tribune animate di persone, e questa magia, con due poi manifestazioni, una in notturna alla sera con questi spettacoli fantastici, e la mattina dopo invece con l'apoteosi del mondo del remo, con le remiere. Una pantegana gigante. Assolutamente, questa allegoria. Devo dire che effettivamente ormai da molti anni l'apertura con la festa veneziana ha queste due giornate. Andiamo in terraferma, perché Mestre ha la sua dignità, e Mestre si sa è sempre molto nel cuore del nuovo sindaco, che qualcuno l'ha addirittura anche accusato di essere mestrecentrico. A Mestre da anni c'è il volo dell'asino e altre iniziative in piazza, ma sì, quest'anno non solo a Mestre, anche in tutte le municipalità, Marghera, assolutamente. Cioè, quindi un carnevale diffuso al Lido, eccetera. Il carnevale in realtà ha sempre avuto delle piccole presenze più timide, magari un po' dappertutto. Quest'anno più arrogante. Però devo dire che quest'anno, forse anche appunto la spinta che ci ha dato l'amministrazione comunale, ci ha dato via libera anche alla nostra capacità organizzativa. Ma in realtà Mestre ha sempre avuto una ricchissima programmazione anche negli aspetti culturali, l'associazionismo di base molto diffuso, però veramente quest'anno sarà straordinario, perché proprio con questo weekend, nei prossimi giorni, in particolare domani, insomma, Piazza Ferreto avrà la sua grande apertura con, a parte la rappresentazione, l'Arlecchino Furioso, il Mattino, eccetera, ma con una costante presenza che non vuole scimmiottare le cose che si fanno a Piazza San Marco, che sarebbe sbagliato, ma anzi con una valorizzazione proprio di un diverso messaggio, perché anche qui ci sarà il concorso della maschera più bella, dedicato prevalentemente ai ragazzi e ai bambini, però la grande novità, io invito tutti a raggiungere Piazza Ferreto nelle prossimi pomeriggi, sarà questa installazione interattiva, non svegliamo tutto, ma Le ali di Mestre si chiamerà, che in realtà è una straordinaria realizzazione che ognuno di noi poi renderà attiva e interpreterà, cioè collocandosi vicino al leone di San Marco posizionato a Piazza Ferreto, ognuno di noi con una tecnologia straordinaria e affascinante creerà uno spettacolo, una serie di giochi di luce, di immagini sui palazzi e su tutta la piazza, quindi sarà per un attimo il regista di un grandissimo spettacolo. Questo sarà tutti i giorni alle 17. Poi ricordiamoci che la prossima settimana avremo la sfilata dei carri a Marghera, sabato 6 febbraio, e tra l'altro poi ce ne saranno altre. Io pregherei tutti di passare un attimo sul sito del carnevale, che è www.carnevale.venezia.it, e c'è tutto il programma, pagine e manifestazioni. E però veramente mai come quest'anno noi avremo la possibilità di offrire a tutti, principalmente ai nostri concittadini, perché in realtà il carnevale nasce e vuole essere quest'anno più che mai dedicato a loro, a stimolarli a riappropriarsene anche la loro partecipazione. Però ricordiamoci che ormai anche nella cosiddetta terraferma veneziana, in un'area metropolitana più vasta, ci sono milioni di presenze turistiche, quindi i nostri ospiti, certo, verranno anche a Venezia a passare però hanno moltissime offerte, moltissime suggestioni, anche molto vicino al loro albergo, se anche alloggiano in terra. Sarà anche un carnevale dei sapori, no? Che questo è un elemento che non manca mai. Beh, non può mancare a carnevale, come non può mancare nella vita di tutti noi, quindi avremo diverse
proposte legate anche all'enogastronomia, anche qui legate all'eccellenza della nostra enogastronomia. Ovviamente questo avviene principalmente poi nelle attività ordinarie, perché chiaramente... Però all'arsenale c'è la cena del re. Esatto. L'arsenale, ecco, come lei aveva giustamente introdotto all'inizio, il carnevale si è evoluto anche sulla base delle disponibilità, delle location. L'arsenale non era nella disponibilità della città fino a pochi anni fa, in pratica 3 anni fa. Appena l'arsenale è stato disponibile... E qui noto una vena polemica, appena sottile. No, per carità, è un dato di fatto, insomma, diciamo che... È stato reso disponibile. Io come cittadino veneziano dico che non è che... Ce l'hanno restituito. Era veneziano e poi c'è stato... Ecco che li ho fatto esplicitare. Senta, esatto. Io ho solo un minuto per poi salutarci. Ricordiamo il sito www.carnevale.venezia.it. Io l'altro giorno, quando ho intervistato il direttore artistico Marco Maccapani, ho cercato di estorcere il nome di questa rock star italiana che sarà la protagonista del Volo dell'Aquila, non quello tradizionale della Colombina dove c'è la Maria che ha vinto l'anno scorso, ma quello della domenica successiva. Questa rock star italiana chi è? Non si può dire. Sono convinto che i telespettatori non mi crederanno, però credo che lo sappia solo il sindaco e Maccapani. Quindi devo tornare alla carica con loro due? Beh, io penso di sì, purtroppo paradossalmente anch'io. Ma canterà non lo so. Mentre scende dal campanile, almeno questo. Credo di aver capito che forse suonerà. Ah, beh, ci ha dato un indizio. Se ho capito bene. Però il carnevale deve essere anche così, un po' mistero e un po' sorpresa. Assolutamente, però deve essere anche un po' una ricerca, giallo. Sì. Io ringrazio Piero Lozzo Salva, presidente di Vela, organizzazione del Carnevale di Venezia, ringrazio voi. Ci rivediamo domani mattina con 7 in punto durante la giornata, l'edizione del TG. Arrivederci, grazie. Grazie, buongiorno a tutti.